Buongiorno a tutti amici, eccomi qui tornati con un nuovo video importante con l'annuncio di questa mattina alle 6 di mattina di Antonio Conte. Antonio Conte è il nostro nuovo allenatore dell'Inter, un allenatore per me a top. È inutile che tanti interisti che io sto vedendo mi vengano a dire, ma quello è stato Juventino. Allora, noi dobbiamo pensare al presente dell'Inter, no, e al futuro. Conte adesso rappresenta l'Inter, anche se lui sarà Juventino, ma in questo momento lui rappresenta l'Inter. Quindi Conte è il top, il primo top per ripartire. Ha già la richiesta dei giocatori che lui vuole. Adesso vi leggo anche su OneFootball, vi leggo la notizia. L'ex capitano della nazionale, allenatore della nazionale, guiderà i nerazzurri per i prossimi 3 anni, dopo aver firmato un contratto che lo legherà fino al 2022 a circa 12 milioni di euro netti all'anno, quindi ha firmato un triennale per 12 milioni l'anno, proprio tantissimo, è l'allenatore più pagato in Serie A. Cifre che da capogiro per un allenatore vincente che dovrà cercare di far fare all'Inter uno step successivo verso la Juventus, proprio la squadra che l'ha accompagnato per una vita intera e che lui rifava infatti, come ho detto prima, da bambino. Lui adesso andrà a vedere la Champions League con la dirigenza dell'Inter e dopo questo cominceranno il calciomercato. Allora, come la penso di Antonio Conte? È un allenatore 100%, un allenatore eccezionale, un allenatore da prendere, ha già preso, un allenatore secondo me è uno dei migliori al mondo per me. È un grande allenatore, un vincente, uno che mette grinta, mette cattiveria, è quello che ci vuole. Icardi non rientra nel progetto, quindi se ne da, vuole o non vuole, se ne va. Perisic mi pare che neanche ci sia più. E abbiamo fatto anche qualche acquisto, se non sbaglio, un giocatore dello Sassuolo, che lo dichiarano il nuovo Pogba al centrocampo. Barella mi pare che va a trovare 50 milioni il Cagliari e abbiamo messo anche due giocatori per prendercelo, quindi mi pare che è vicino. Anche con Edin Dzeko la stessa cosa, sta andando. Manca solo, stanno facendo il contratto, diciamo, stanno parlando tra l'Inter e la Roma. Però ci vuole che Icardi se ne vada, almeno per rientrare un po' con i soldi, per comprare Federico Chiesa, che per Antonio Conte per lui è molto importante. Quindi Antonio Conte ha già dato le sue richieste di giocatori, vuole giocatori importanti, che riduce il gap con la Juventus. E ovviamente ci saranno anche delle partenze. Come pensi di questo allenatore? L'ho detto prima. È un allenatore eccezionale, ragazzi. Lasciamo perdere che è della Juventus, non è della Juventus. Lasciamo perdere. Ho visto già la curva nord. Ricordiamoci che noi non siamo della Juventus. Qua già hanno fatto. Cara curva nord, io vi stimo, siete la curva più bella che abbia mai visto. Però ragionate, Conte è per il bene dell'Inter. Dobbiamo pensare al presente, quindi l'Inter deve cercare con Antonio Conte di meno, io pretendo almeno il secondo posto, quindi ridurre di più il gap con la Juve. Quindi dobbiamo, non mettiamoci stronzate in testa che Conte è qua, Conte è là, Conte adesso è nell'Inter, dobbiamo tenercelo noi, è un allenatore eccezionale, più di questo non si poteva prendere. Quindi non ci lamentiamo perché della Juve, dobbiamo pensare al presente e al bene dell'Inter. Quindi finiamola con questa storia e
Per me è un giocatore top, 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 un giocatore importante, un allenatore, scusa, un allenatore, allenatore importante, un allenatore proprio che mette grinta e cattiveria. Benvenuto, caro Mister Conte, e un grazie a Mister Spalletti che ci ha portato in Champions League per 2 anni. Sei un grande Spalletti, ti ringrazio veramente e mi mancherai veramente. Diamo il benvenuto al nostro Mister Conte e cominciamo la nostra battaglia. Iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto, nella gioia e dolore all'Inter. Ho giurato amore, amala.